Come andiamo ragazzi? Qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente su Nintendo Switch. Nello scorso episodio abbiamo iniziato la nostra guerra, tra virgolette, per finire il Pokédex e arrivare quindi a ottenere il Pokédex nazionale e definitivamente andare a catturare tutti i leggendari che mancano, tra cui Heatran, Cresselia, eccetera, eccetera, eccetera. Per ottenere teoricamente l'ultimo Pokémon, perché in realtà non sono totalmente sicuro che siano solo 150, perché mi ricordo che erano 151, dobbiamo ottenere l'ultimo Pokémon del Pokédex di Sinnoh, quello regionale, ovvero Manaphy. Se non mi ricordo male, Manaphy si dovrebbe ottenere raggiungendo l'ultimo piano di questa torre e poi facendo il dono segreto. Praticamente selezionando un'opzione all'ultimo piano, parlando con degli NPC, ti dovrebbero donare... Mi pare sia questo, non è l'ultimo piano, però mi pare siano loro. Ciao, come te la passi? Sono un produttore televisivo. Al momento sto valutando quali programmi realizzare in futuro e sono in cerca di pareri. Hai voglia di darmi una mano? Sì. Si tratta di un cosiddetto sondaggio d'opinione. C'è un programma che ti piace in particolare? Boh, facciamo questo. Ah no, ci dai bolli, quindi non è lui. Semplicemente gli NPC sono tutti uguali. Proviamo quello all'ultimo piano, allora. Forse è qua. Non ne sono particolarmente sicuro. No, era giù. Era quello giù. O forse l'abbiamo già ottenuto, perché teoricamente io il dono segreto già ce l'ho qua. Proviamolo tramite internet. Vediamo se ci dà l'uovo di Manaphy, perché ci dovrebbe appunto sganciare sta roba. Dammi l'uovo di Manaphy. Me lo merito. Salvato il gioco. Stabilito. Ok, eccolo qua. Semplicemente avevo già fatto. Sì, comunque l'NPC è quello. Forse ci avevo già parlato, non me lo ricordo. Eccolo qui, dono segreto, let's go. E ne approfitto per farvi una domanda del giorno. Ragazzi, tra i Pokémon mitici... Mamma mia, che strano l'uovo. Quindi, per esempio, Mew, Celebi, quei Pokémon lì. Quali sono i vostri preferiti? Prendiamo anche questo. Visto che ci sono, prendiamo anche i vestiti. Visto che io durante la sfida del gioco principale, la storia, non ho usato vestiti alternativi. Ho usato i vestiti che mi venivano donati inizialmente dal gioco. Per favore, mi puoi dare i vestiti? Ci sta mettendo un sacco di tempo. Ok, look platino, va bene. Perfetto. Ok, quindi adesso dovremmo avere in squadra, eccolo qua, l'uovo di Manaphy. Che tra l'altro ci vogliono pochissimi passi, mi pare 2500, perché li hanno già fatti i passi praticamente per sbloccarlo. Così mi ricordo, così mi ricordo. Adesso provo. Eccolo qui, si sta schiudendo. Parliamoci dell'ultimo Pokémon. Perfetto. Ma che bella roba. Comunque l'uovo di Manaphy rimane uno dei più belli esteticamente. Non mi ricordo male, c'era anche un film di Pokémon dedicato a Manaphy. Cioè, dedicato a Manaphy si fa per dire. C'era anche Manaphy. Ed eccolo qua. Adesso scopriamo immediatamente, andando a Sabbia Fine dal professore. Tra l'altro noi dobbiamo andare qua, perché ci sarà una cosetta da fare per catturare tutti i leggendari. E vediamo un po' se ci dà finalmente il Pokédex nazionale. Perché noi 151 su 151 li abbiamo trovati. Vediamo se ci dice qualcosa adesso. Rowan, sei qui per farmi vedere i tuoi progressi? Sì. Fantastico. Hai registrato nel Pokédex tutti i Pokémon della regione di Sinnoh. Non sai quanto mi sarà utile per le mie ricerche sull'evoluzione dei Pokémon. Oh, il professor Oak. Salve, Prof. Rowan. Da quanto tempo? Certo che Sinnoh e Kanto sono proprio lontane. Però se si tratta di qualche nuova specie di Pokémon non c'è distanza che tenga per noi. Ma guarda chi si vede, il mio vecchio collega, Oak. Non potevo aspettarmi altro da uno studioso di Pokémon di fama mondiale. Ai tempi dicevamo sempre, dove c'è un Pokémon c'è Oak. È bello vedere che le cose non sono cambiate affatto. Professor Oak, vorrei presentarle una persona. Questa giovane allenatrice ha appena completato il Pokédex della regione di Sinnoh. Felice di conoscerti. Come hai sentito, io mi chiamo Oak. Il professor Rowan mi ha parlato molto bene di te. Mi ha detto che nonostante la giovane età sei un'allenatrice davvero molto capace. A quanto vedo sei all'altezza delle sue lodi. Anzi, oserei dire, perfino dire che le superi. Tra l'altro, capiti proprio al momento giusto. Sono venuto qui per altri motivi, ma visto che ero di passaggio, ho pensato di portare al professor Rowan i dati per il Pokédex nazionale. Quindi, già che ci sono, aggiorno il tuo Pokédex aggiungendoci anche i dati del Pokédex nazionale. Nel nostro mondo ci sono ancora tantissime specie da scoprire. Ed ecco qua che abbiamo ottenuto il Pokédex nazionale. Certo, non sarà facile completare il Pokédex nazionale, ma sono sicuro che tu ce la metterai tutta per riuscirci. Sta parlando di Frozen, non ci sono dubbi che ce la farà. A proposito, Oak, come mai si trova da queste parti?
Perché ho saputo che hanno aperto il parco Rosa Rugosa. Se non erro, si trova alla fine del percorso 221. Il parco Rosa Rugosa è dotato di uno speciale sistema che attira Pokémon di ogni specie da qualsiasi regione. Sono venuto qui per verificare che questo sistema funzioni correttamente. Perché non fai anche tu un salto al parco Rosa Rugosa? Arriverò tardi alla riunione se non mi sbrigo. È stato un piacere vedervi. A presto. Il parco dovrebbe essere quello in basso a sinistra che vi dicevo. Ed eccolo che se ne va, indaffarato come sempre. Ascolta, voglio farti un regalo per aver completato il Pokédex. Oh, il Pokeradar. Se non mi ricordo male, adesso posso fare Shiny Hunting. Ti indica le sezioni d'erba alta nelle quali si nascondono dei Pokémon. L'avevo preparato per aiutarti a completare il Pokédex, ma ormai l'hai già fatto. Comunque sono certo che ti sarà utile per il tuo nuovo obiettivo. Quindi si può fare Shiny Hunting. Let's freaking go. Lucas? What? What? Ok. Ehi, è da un po' che non ci si vede. Mi sono precipitato qui dopo aver sentito che hai sconfitto i Super 4 e sei entrata nella sala d'onore. Complimenti vivissimi. Anche gli altri capi palestra sono tutti molto felici per te. Ma noi capi palestra non possiamo starcene a guardare senza dir niente. Da un lato ci brucia ancora per aver perso contro di te. E poi ne va anche del nostro orgoglio di capi palestra. La prossima volta che ci sfideremo, però, siamo sicuri che avremo la meglio. Insomma, che ne dici di concederci la rivincita? Gli altri si stanno già aspettando nelle loro palestre. E io ti aspetterò nella palestra di Mineropoli, ovviamente. Creepy AF sta cosa che sbuca dai sotterranei comunque. Lucas. Ehi, hai mai parlato con la mia sorellina? What? Non mi ricordo che tu avessi una sorella. Non me lo ricordavo mica. Allora, dovrebbe essere questo il percorso. Eccolo lì. Adesso vediamo se si può andare. Così in questo episodio, oltre a vabbè, ho ottenuto Manaphy e il Pokédex nazionale, vi faccio vedere tutto il resto. La nuova zona. Praticamente questa zona è obbligatoria per ottenere Regigigas. No, non Regigigas, vabbè. Comunque Regice, Registeel, Regirock. Che poi ovviamente servono per ottenere Regigigas a Nevepoli. Ci sarà un piccolo puzzle e lo cattureremo. In realtà al momento, da quello che mi ricordo, possiamo ottenere Cresselia, Heatran, proprio sull'immediato. Se non mi ricordo male, anche Giratina, ma nella forma base. La forma del mondo distorto la possiamo ottenere soltanto... Aspetta, passo da qua. Soltanto attraverso un minigioco. Aiuto, 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 aiuto. Ok. Vorrei evitare di dover sfidare allenatori inutili. Ok, flaccone di proteine. Perfetto. Mi spiace un po' che non abbiano messo tipo un 10 per. Tipo, hai ottenuto 10 proteine. Sarebbe stato comodo come bonus in qualche modo. Barattolo di miele, buono. Buono sia da vendere in caso il flacone, eccetera. Che eventualmente... Si può passare? No. Che eventualmente da usare su dei Pokémon. Magari hai beccato la natura scomoda. Magari hai beccato quello, magari hai beccato quell'altro. You know. Vedo, il numero di oggi è 53. Mostrami un Pokémon di livello 53. Se ce l'hai ti darò un premio. Qua avere delle caramelle rare premia un sacco. Quindi suppongo che tutti quelli che stanno usando il glitch per duplicare saranno belli contenti. Io ancora non l'ho usato. In realtà non so nemmeno come si usi. Piuttosto che passare lì da quell'allenatore, vorrei vedere un attimo qua giù se c'è qualcosa. What? Ok, vabbè. O uno o l'altro. Si becca. Pensi davvero di poter battere una fanta allenatrice? Sì. Non vedo dove sia il problema. Vania Fantallenatrice che manda i Pokémon al livello... Nah, Sherry, penso sia massimo al 20-30, esagerando proprio. 40 proprio se gli voglio bene. 30 infatti. Glielo scheggia. Come vi dicevo nello scorso episodio, mi sa che probabilmente toglierò qualche oggetto ai miei Pokémon, perché non vorrei essere troppo avido con Assorbisfera e trovarmi distrutto. Ok, Manaphy sale all'11, anche se non mi interessa che salga di livello, quindi devo toglierlo il prima possibile. Merrill, lasciamo. Dovrei comunque shottarlo anche con Geloscheggia comunque. È stato veramente rognoso tenere il Pokédex nazionale, perché alcuni Pokémon non volevano proprio comparire. Mi sono dovuto far aiutare. Ultima Pokémon della fanta allenatrice è Lopunny, va bene. Ecco, vedi, anche Lopunny, se non mi ricordo male, mi mancava. Non Lopunny. La prevoluzione, mi sa. Kill. Shottato.
Purtroppo assorbisfera toglie vita, sì, ma ti fa fare una sbrega di danni. E tu sali al 14, c'è un botto di livelli così senza fare niente. Ok, prontissimi per andare qua. Forse era obbligatorio o uno o l'altro. Forbice X, ottima. Forbice X è un'ottima mossa di tipo coleottero. Credo sia obbligatorio anche questo, a dire la verità. Però, no, niente dono segreto. Per quanto sia bellissima la musica, non mi interessa al momento. Vorrei qualcosa di ignorante, però. Mettiamo Pacific qua. Permetti di mostrarti il talento che fa di me più di un allenatore. Un fantallenatore. Dio santo. Ogni volta che li sento parlare rimango allibito. Valentino. Che manda in campo Strevia. Col suo verso insentibile nell'anime. La potenza di Strevia ci diminuisce l'attacco. Però noi possiamo fare attacco speciale. Facciamo geloraggio. Questo geloraggio lo dedico a tutte le persone che mi hanno detto durante la storia: insegna geloraggio a Empoleon. E io: no, non è stabbato. I Pokémon che sono deboli hanno la bacca. Anche perché se l'avessi portato alla Lega con geloraggio contro il Garchomp di Camilla, io avrei fatto geloraggio, lui l'avrebbe resistito perché comunque aveva la bacca. Mi sarebbe entrato un terremoto. Empoleon K.O. Qua effettivamente potevo usare semplicemente Acqua Jet, però va bene così. Super suono, carino. Effettivamente io Manafic non credo di averlo mai allenato proprio. L'ho sempre usato con un po' di distanza, tipo, va bene. Parco Roga Rugosa. Eccolo qua. Oh, eccolo qua il Professor Oak. Eccoci qua. Ti vocifera che questo luogo abbia un legame particolare con Kanto, Hoenn e tutte le altre regioni. Pare che sia anche fortemente interconnesso con i sotterranei. Esplorandoli potresti fare nuove scoperte, magari scavando in cerca di tesori. E questi ritrovamenti a loro volta potrebbero dar vita a incontri incredibili. Tienilo bene a mente. Mi fa piacere ricevere una tua visita comunque. Lascia che ti regali questo conta Pokémon per il tuo Pokécron. Credo sia per gli Shiny, sì. Rileva quanto registrato dal PokéRadar. Ah! Ho intenzione di rimanere a Evopoli ancora per un po'. Vorrei cercare di scoprire più che posso sui Pokémon della regione di Sinnoh. Ok, questo per me è completamente nuovo comunque. Credo che sia proprio una zona nuovissima, perché non me la ricordo nei giochi originali. È un'oasi di pace dove si possono incontrare Pokémon affascinanti venuti da terre lontane. Pokémon Kanto Hoenn. Ok, va bene. Non mi dà nessuna info utile. Mi fai scendere, grazie. Si può entrare in qualche modo? Ah no, entro dritto proprio. Immagino che anche tu sia uno dei valorosi che vengono qui attratti dal fascino delle rose rugose. Boh, no. Sono qua perché mi hanno detto che c'era una zona nuova, quindi volevo esplorarla, fine. No, niente altro repellente, perché tanto non penso si trovino Pokémon selvatici qua nella zona principale. Cioè, fammi capire, noi dobbiamo esplorare a fondo ognuno di questi cunicoli, ognuna di queste caverne. Boh, entriamo qua tipo a caso, per vedere cosa c'è. Giusto per vedere come funziona. Stanza arcobaleno. Ma è favolosa. Ah, ma vuoi vedere che forse lì sopra devo mettere delle statue o delle robe? È uno strano piedistallo. Forse qui puoi usare una piastra. Ah, credo di aver capito. Quindi qua devo mettere le cose che trovo nei sotterranei. Credo. Questa è l'idea che mi sono fatto io. Metto degli oggetti che trovo nei sotterranei. Mi hanno detto che c'è una forte connessione tra l'opposto e i sotterranei. Qua c'è una Pokéball comunque, l'ho vista. No, mi drogo, era una... No, no, aspetta, ma che cosa? No, aspetta, c'era una Pokéball. Era una rosa. Sì, non era una rosa. Era una rosa. Vabbè. Sono rimasto obiettivamente male. Stanza dei cieli. Che mi sa dire Rayquaza? Aspetta, ma qui è illuminato? O era illuminato anche prima? Non lo so più. Proviamo. Sì. Sì, questo mi sa dire Rayquaza tutta la vita. Cristo santo, non riesco a passare. Come la Torre dei Cieli. Orribile. Non si può interagire con queste statue, vero?
No. Non si può stare a dialogare con le statue. Non si può fare nulla. Quindi in sostanza sì, mi servono appunto queste lastre. Ci sta. Obiettivamente è una bella trovata. La mia domanda è, se tipo vado qua e vado nei sotterranei. Questi sono i regi. Questi sono i regi. Praticamente mettendo le robe qua sopra mi sblocca la battaglia con i regi e li possiamo catturare. E catturando. Ma vedi, qua non è accesa. Perché qua non era accesa? Qua non è accesa mentre di là sì. Non è che. Perché mi ricordo di averle avute le lastre? Cioè, qualche lastra penso di averla avuta. Forse mi ricordo male, sì, probabilmente mi ricordo male perché qua. Cioè, c'è solo il coccio. Non ho lastre e robe del genere. Potrei usare una piastra. Eh sì, eh sì. Comunque è chiaro, eh. Chiaro questo posto. Bisogna investigare un bel po' sui sotterranei. E sarà fatto, ovviamente. Comunque, signori, chiudiamo qua questo episodio. Abbiamo preso Manafi, il Pokédex nazionale, quindi un po' di progresso c'è stato. Nel prossimo vediamo cosa combinare. Ricordatevi di rispondere alla domanda del giorno. Alla prossima.